È stato ultimato il progetto di rigenerazione urbana dello slargo e delle scale di Santa Caterina da Siena, che collegano il corso Vittorio Emanuele e via Santa Caterina da Siena. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Napoli, dalla Fondazione Pietà dei Turchini, col sostegno della Compagnia San Paolo di Torino. L'amministrazione De Magistris ha affidato lo spazio alla Fondazione nell'ambito del bando Adotta una strada, in collaborazione con la Prima Municipalità. Il progetto è stato firmato e donato dall'architetto Riccardo D'Alisi. Ancora una volta un intervento portato avanti da istituzioni, con l'aiuto delle istituzioni, la Fondazione, in questo caso Pietà dei Turchini, con anche il Suor Orsola Benincasa, che poi frequenterà questi spazi durante la giornata con i suoi studenti, grazie alle opere donate anche dal maestro Riccardo D'Alisi. Insomma, ancora una volta un intervento che rientra nell'ambito della delibera del Comune di Napoli Adotta una strada, che dimostra quanto con la partecipazione dei cittadini, fondazioni, enti e istituzioni ci sia una volontà di progettare gli spazi, di mantenerli, di prendersene cura e di destinarli a fruizione collettiva. Qui sono state donate delle opere che sono davvero molto belle, sarà frequentato da giovani studenti durante la giornata e in serata ospiterà manifestazioni ed eventi culturali, prevalentemente culturali, diventerà come un foyer a cielo aperto e noi siamo contentissimi per questo. Sì, questo è l'ultimo atto, e speriamo duraturo, di un processo lungo che abbiamo cominciato già nel 97 e che qualche anno fa abbiamo affidato a Riccardo D'Alisi con la riqualificazione di tutto l'asse viario che circonda la chiesa. Ora la scalinata era l'ultima sezione, diciamo, di questo quartiere che andava assolutamente recuperata e siamo contentissimi di essere riusciti di nuovo a suscitare l'interesse e l'entusiasmo di D'Alisi, che è veramente un artista, come sappiamo, che ama profondamente Napoli, e la Fondazione Compagnia di San Paolo, che è un nostro main sponsor da tempo, e naturalmente il Comune di Napoli, che ci ha affidato la cura e la manutenzione di questa scala con il bando Adottiamo una strada. Il nuovo spazio è stato inaugurato in serata dal sindaco Luigi De Magistris, da Carmine Episcopo, assessore all'urbanistica, dall'architetto Riccardo D'Alisi, alla presenza di Marco Rossi e Federica Castaldo, presidente e direttore artistico della Fondazione Pietà dei Turchini, che curerà la manutenzione dell'area e delle opere installate. Lo spazio sarà animato durante il giorno dagli studenti, mentre nel pomeriggio sera saranno previsti interventi di animazione culturale e realizzazione di manifestazioni. Al termine dell'inaugurazione e nell'ambito della Festa della Musica 2017 si è esibito il coro di Voci Bianche di San Rocco e il coro del 48° Circolo di Napoli, diretti da Salvatore Murru. Innanzitutto i complimenti a questi bambini, che non è la prima volta che abbiamo ascoltato, ed è molto bello che le scale servano anche per unire persone che provengono da quartieri diversi della nostra città. E poi un ringraziamento per questo lavoro di squadra: la Fondazione Pietà dei Turchini, il Comune, la Municipalità, tutte le associazioni, le scuole. Vorrei ricordare che in pochi mesi questo è il decimo luogo che è stato adottato dalla città, ma non è l'adozione delle aiuole, perché quello siamo a 420 luoghi adottati, questo è qualcosa di ancora più bello, cioè ci sono associazioni o commercianti o comitati o condomini che fanno progetti per riqualificare vicoli, borghi o pezzi della città. Altri 9 sono in istruttoria e questa è la migliore risposta a chi qualche volta dice che in questa città non ci sia senso civico. È il senso civico di chi ama Napoli e che vuole fare qualcosa prima ancora che lo facciano altri, che certe volte non lo fanno perché non riescono, perché non si riesce a fare tutto. Questo gioco di squadra è così bello e quindi anche noi siamo assolutamente convinti che attraverso persone come il maestro D'Alisi, che danno con la loro giovinezza intellettuale un contributo così straordinario alla città, si possa andare lontano. Vorrei ricordare, perché non sempre si legge, che nei finanziamenti PON Città Metropolitana per la prima volta abbiamo ottenuto il finanziamento per il progetto delle scale verticali, il progetto Napoli Verticale, attraverso la riqualificazione delle scale della nostra città. La prima sarà interessata alla pedamentina e poi tutte le scale della città, perché le scale sono poco utilizzate. Adesso il compito vostro, nostro, del quartiere, ma di tutti noi, è non farne solo un giorno bello oggi, che è l'inizio
dell'estate, ma sempre, perché qua si possono fare concerti, si possono fare spettacoli, si può fare teatro, si può fare tutto e non dipende da altri, dipende da noi tutti. Con questo spirito possiamo andare molto lontano nella nostra città. Grazie e complimenti a tutti quelli che hanno contribuito a questa iniziativa così importante e soprattutto complimenti ai bambini.